giornate intense e cariche di decisioni importanti da prendere in carnevalesca, con una serie di passaggi che hanno stressato non poco le coronarie del Consiglio d'amministrazione. In primis, ieri, l'epocale cambio di statuto dell'ente, che permette così di elevarsi dallo status di quattro amici al bar a vera entità giuridica. All'interno dello statuto sono stati messi in risalto la grande positività che anche i carristi e le associazioni che collaborano con la carnevalesca danno, quindi da adesso in poi la carnevalesca e le associazioni, compresi i maestri carristi, non sono più i nostri nemici, ma insieme lavoriamo per il carnevale. Quindi sono stati messi all'interno dello statuto appunto alcuni punti dove addirittura fino a tre soci e rappresentanti delle associazioni che collaborano con la carnevalesca possono entrare in consiglio, come anche due rappresentanti del comune saranno di diritto dentro il consiglio della carnevalesca. Questo è una storica decisione che l'assemblea ha preso, perché cambia la politica della carnevalesca. Le sfilate sono ormai alle porte, però, e dopo aver assorbito brillantemente il brutto colpo della rinuncia di Sorcinelli a realizzare il suo carro, tirando fuori il coniglio dal cilindro con l'invenzione del carro celebrativo, un vero colpo di genio, ora è la parte organizzativa a togliere il sonno alle componenti della carnevalesca, con gli ingressi e le uscite al percorso e anche il tracciato che dovranno fare i carri, che dipende dall'ultimazione dei lavori nell'area Pincio, succubi purtroppo delle intemperie meteorologiche. Proprio oggi abbiamo il tavolo tecnico in comune, dove insieme lavoreremo per portare il progetto Carnevale 2019 dal punto di vista tecnico alla prefettura, quindi poi sentiremo che cosa ci dirà la prefettura. Orientativamente le cose dovrebbero essere come l'anno scorso, però tutto sarà più chiaro quando la prefettura ci darà l'ok. Fermo restando, non essendoci stati ampliamenti di superficie calpestabile, il limite imposto lo scorso anno dalla prefettura di 15.000 unità presenti contemporaneamente sul circuito, è cosa buona iniziare ad acquistare i biglietti per tempo online. In caso poi di disponibilità di ingressi, sono stati previsti 4 punti vendita in via Roma, nei pressi della palestra Venturini, ed uno in piazza 20 Settembre, presso lo IAT.